key to open the door. I need to love you because I gotta write a good song. Oh, I wonder how you can turn my brains on. Since the day I stopped loving you, no melody boys, and I'm feeling blue. Don't know what to do, a singer needs a song, but I can't remember how it has to be done. I need to love you because I gotta write a good song. Oh, I wonder how you can turn my brains on. I need to love you because I gotta write a good song. Oh, I wonder how you can turn my brains on. Oh, I gotta write a good song. Oh, I wonder how you can turn my brains on. Sulla chitarra, poi piano piano abbiamo fatto parte insieme di un gruppo che voi tra l'altro voi due conoscete anche bene, che erano gli Apnea. Sì, sì. E quindi piano piano l'amicizia è andata avanti, abbiamo sempre condiviso un sacco di gusti musicali assieme, e fino a che nel 2007 abbiamo detto ma facciamoci, fondamentalmente perché volevamo comprarci un mixer, ok? Solo per tutto questo casino, per un mixer. Volevamo comprarci un mixer che costava 150 per ammortizzare euro. Il costo del mixer. Non per ammortizzarlo, ce lo siamo pagato con tre serate, e ci siamo detti vabbè, compriamolo e poi facciamoci qualche serata in due così a cazzo per riuscire a, appunto, a rientrare nei costi del mixer. Ce l'abbiamo fatta senza problemi e senza quel mixer. E poi dopo quanti anni si è raggiunta la congiunzione? Il fatto è che poi dopo ci siamo accorti che in due eravamo un po' pochini, sì, e quindi abbiamo cominciato a suonare con un batterista, che poi sono nati i Déjà Vu, l'altro nostro progetto. Che tra l'altro presto tornerà in auge, si spera. E nel frattempo, per un sacco di anni, non abbiamo più cagato la questione duo Nesby e Crosh, fino a che nel 2012 ho scritto una delle canzoni Time Traveling che fanno parte del nostro EP, e all'inizio l'avevo scritta come una canzone per i Déjà Vu, però poi ci siamo resi conto che aveva delle tematiche un pochettino più personali. Con i Déjà Vu facciamo cose molto più pop e impersonali, diciamo. Questa era un po' più personale, abbiamo voluto trattarla come duo, e quindi abbiamo ripreso a lavorare insieme come duo, soprattutto in studio. Abbiamo partecipato anche all'incisione di una compilation di tributo ai Beatles che si chiamava Army Road, che ha pubblicato il nostro studio. A proposito, faccio una pubblicità, marchettiamo Late Sound Studio, gestito da me, da Rino Cipollaro e da Andrea Vernò. Che sono due amici che appunto salutiamo molto caramente. RBT e Vernò. Poi, come tutte le grandi storie d'amore, è arrivato il terzo. Esatto. Poi due sono pochi, tre sono troppi. Abbiamo detto la canzone è carina. Capra sa suonare bene, è diventato un master della fisarmonica. Io invece la chitarra faccio sempre cagare. E quindi abbiamo detto: mettiamoci un chitarrista che sa suonare. Uno vero, nel senso, poi esatto. L'altro. E quindi
abbiamo chiesto aiuto ad Alessio, che all'inizio ci ha semplicemente aiutato in fase semplicemente di arrangiamento dei pezzi. Poi dopo gli abbiamo dato un dito, si è preso la mano intera e poi l'intero braccio, piano piano, vogliamo e alla altro. Fine è diventato parte integrante del progetto. Ma ha preso tutto? Quasi, no, il mixer no, perché l'abbiamo venduto prima. Bravo, giusto. Lui voleva il mixer e noi l'abbiamo capito, allora l'abbiamo venduto perché per testare come dire, il suo affetto nei nostri confronti, il suo impegno per il progetto. Come mai Nesmin Crush? È una storia lunga. Noi siamo molto amanti della musica folk rock americana anni 60-70, in particolare il duo Crosby, formato da David Crosby e Graham Nash, si chiamavano appunto Crosby e Nash, e il loro chitarrista di supporto, in una famosa per noi che mastichiamo questo linguaggio, diciamo, in una famosa foto c'ha una maglietta che anziché Crosby Nash c'aveva scritto Nesby e Crush, e quindi da lì venuta lì, e noi abbiamo preso da lì l'idea per il nome. Bellissimo, sì. bello. Ok, quindi a questo punto direi possiamo anche sentirci un pezzo, perché stiamo anche brutto le palle di sentirlo che parla. Vi suoniamo dopo un altro nostro pezzo, adesso, cioè nel senso, vorremmo parlare anche di altro. Ma anche no, no, nel senso, l'unica cosa allora, il nostro EP si chiama Quiet Before the Storm. Io quasi quasi ne farei parlare ad Alessio, che è molto più impersonale di me, quindi riesce a essere un pochettino più obiettivo sulle cose. Alessio, tu non l'hai scritto, sono prontissimo, però vabbè, vediamo se riesco a dirle tutto. Prego. vai. Allora, il signor Luca ha scritto, sì? Diciamo, una sottospecie di concept che abbraccia tre EP, insomma, tre piccole produzioni che vogliono trattare un tema comune sotto diversi aspetti. Il tema, il nome del concept è The Storm, la tempesta, ed è diviso appunto in tre parti. Questo che è appena uscito, che è Quiet Before the Storm, che appunto anticipa la tempesta vera e propria. Poi c'è il secondo che si chiama... In teoria si chiamerà The Storm, però dobbiamo ancora capire se vogliamo dargli un altro nome. Che siamo nell'occhio del... Nell'occhio del ciclone. Sì. E il poi terzo, c'è... Quiet Before the Storm. No. After the Storm, the Storm. Sì, scusate. Esatto. Prima, durante e dopo. È che sto continuando a spammare Quiet Before the Storm e riesco a dire solo quello. Sta mettendo... Diciamo, nell'ottica dovrebbero... Cioè, le canzoni dovrebbero seguire un po' il livello di gravità della tempesta che stiamo... Esatto. In cui stiamo passando. Quindi Quiet Before the Storm abbastanza calme. Quando siamo in The Storm sarà una mazzata, badabam. E dopo sì, torniamo a rilassare, sia a livello di testi che a livello anche musicale proprio. Per esempio, infatti, il nostro prossimo EP sarà anche un pochettino più sperimentale, con dei suoni un po' più duri, un po' più pestati, quindi da quadra 880 bpm così e sulle mani, ragazzi. Esatto. D'altro, poco fa stavate parlando un attimo del vostro inizio del 2007 per questo mixer. Andavate in giro per le metro e per le piazze di Milano con il cappellino, con la fisarmonica e vestiti di stracci, perché così è nato lo Spincross. Io ero in perizoma, anche perché un po' il pubblico maschile mi sembra anche attrarre in qualche modo. L'occhio vuole la sua parte, però no, a parte gli scherzi, cioè naturalmente ci avete detto, noi siamo nati andando in giro con i locali a suonare live. Quanto è difficile adesso nella Milano di adesso, che teoricamente in Italia dovrebbe essere la città di riferimento per i live dei gruppi emergenti. Se vuoi suonare gratis e farti prendere calci nel culo, è molto facile. E quello è facile. Diciamo un curriculum di suonate gratis e calci nel culo, che sì, potremmo venderlo. Quindi, cioè, è davvero molto difficile adesso? Diciamo che adesso è molto difficile farsi rispettare nella qualità di musicisti, che non vuol dire per forza farsi pagare, ma anche farsi trattare bene. Cioè, nel senso, quando tu vai dentro un locale, una volta, fino a 15 anni fa più o meno, questo lo so perché mio padre suonava pure lui, e quindi in quel periodo era molto attivo musicalmente e mi raccontava un sacco di cose. Quando per esempio lui andava a suonare, la prima cosa, quando entravano con tutta la roba da scaricare, perché come appunto noi musicisti, cioè quando siamo sul palco tutti dicono si divertono, però prima di salire sul palco ci portiamo la batteria che pesa, ci portiamo infatti per questo che si fa in acustico, così non devo portarci in giro. Esatto, noi facciamo in acustico ma perché a questo punto lo farò una band? Comunque sia, cioè, quello del musicista è sì un hobby, ma dietro c'è comunque un lavoro, c'è un impegno, che una volta appunto quando il musicista arrivava nel locale, la prima
prima cosa che diceva il gestore del locale è: cosa posso offrirti da bere? Adesso entri. E cosa, cosa vuoi bere? Cosa vuoi pagare da bere? Quello che no, ti chiedono. No, ti dice: cosa posso offrirti da bere? Invece adesso? Invece adesso tu entri dentro nel locale e ti dice: guarda, se vuoi puoi metterti in quell'angolino di merda lì. Ok, quindi è diventato molto più dura. Se ti rivolge la parola. Comunque, situazioni sì. Vanno dalla più totale non considerazione a... Ragazzi, comunque, io a questo punto però non voglio darvi un calcio nel sedere, sì. però adesso abbiamo un attimo un piccolo spazio pubblicitario da mettere in onda con anche la New Entry. Cosa c'è di bello di New Entry, Nico? Te lo dico dopo, però dopo, quando rientriamo, entrate direttamente voi con il vostro bel pezzo acustico, direi, No, quello dopo. Ma basta, rotto le palle a parlare. Radio Interland, pubblicità. It's on the game, Kendrick Lamar featuring Alicia Keys qui su Radio Inter, la New Entry della settimana, qui del lunedì, sì, la prima che presentiamo noi. È sempre un onore presentare il pezzo New Entry della settimana, il che primo. Top, volevo dire Alicia Keys, sicuramente, Kendrick Lamar, che arriva dalla Western Union Confederation degli rappers, quelli tamarri, se non sbaglio si chiamano, perdonami, Black Hippie, si chiamano così quelli che arrivano dalla parte ovest degli Stati Uniti. Cioè, tu sai benissimo che negli Stati Uniti sono divisi in rapper dell'est, rapper dell'ovest, un po' come l'NBA. Si fanno una guerra incredibile e poi si scontrano. E lui arriva appunto dalla, come si chiama, il super gruppo del West Coast Rap. E così si chiama. Ragazzi, a questo punto direi: guarda che tamarria, guarda. Volete convertirvi anche voi? Yo brother. Yo. Yo brother. Anche a Milano così. Anche a Milano così vi scontrate contro le band dell'ovest Milano a suona di non so, fisarmonica, fisarmonica. Sì, e sempre io a colpi violenti di fisarmonica. Ci puoi fare non so, che ne so, un beat di fisarmonica, vai. È difficile. Aspetta. Aspetta quel quarto d'ora. Ma che tamarri. Tamarro, ragazzi. Non so, a questo punto ci vorrebbe anche la mazurka di periferia. Una cosa. Ma che bravo, anche perché adesso siamo tornati in diretta con Tra Uomini e una Radio 23:11 qui in quel di Binasco, ragazzi. No, aspetta, io volevo fare una domanda. Una domanda a Nesby. Allora, quello con la fisarmonica. Esatto. Okay. No, perché mi è venuto in mente ora guardando la fisarmonica. Allora, tu la sai suonare bene, no? No, vabbè. No, la risposta è no. Però ho imparato in un quarto d'ora. Ecco, allora, ci sono tutti i vari ragazzi che le vanno a suonare, per dire, nei tram, davanti ai locali, per in piazza. I vari Zlatan. Ecco. Quelli sì, quelli di spacco bottiglia a massa famiglia. Secondo te loro hanno del talento artistico nel farlo? Potrebbero anche averlo, ma non è il loro fine. Non è il loro fine, è vero. Quindi cosa ne pensi? Ma penso che siano degli ottimi businessman. Addirittura. Effettivamente poi girano tutti il sì, no, limousine. Però volevo dire, magari qualche volta andando in trama ho detto: minchia, ma questo è bravo. Ma sai quante volte sono stato tentato da fare? Da fare una sfida, dici, sì. Tipo no, rapper, vedi? No, vedi, no, vedi, no, proprio da rubare, scavallargli la fisarmonica e usarla io ai concerti. No. Sì, oppure magari a soldarlo, magari, chissà perché. Attento che BT un giorno ci fa il Nesbian Cross, però con Nesbian Zlatan. Buonasera a tutti, buonasera. Lui ha una doppia personalità. Sì, ha una doppia personalità che è, se non sbaglio, ucraina. Sì, può darsi. Non della, è molto della di Odessa. Kavalensky si chiama. No, no, si chiama Svetlano. Svetlano. Ok, perfetto. Sì. Tanto adesso, ragazzi, dopo due battute a caso, così ci suonate finalmente qualcosa. Ma sì, dai. Mi ti ha parlato già fin troppo. Siamo anche stati. Nesby e la E hanno parlato poco. Facciamoli suonare, dice, almeno quello, dai. È perfetto, Cosa ci presentate? Allora, vi suoniamo diciamo che il pezzo che ha dato il là a tutto, cioè nel senso che si chiama appunto Time Traveling, è stato il nostro, tra virgolette, primo singolo, l'abbiamo pubblicato l'anno scorso e appunto la seconda canzone, la seconda traccia del nostro EP. E di cosa parla? Parla di, diciamo, quando rincontri una persona dopo tanto tempo,
che con cui avevi un rapporto particolare. Che è vero, che tipo di bravi va bene, Crosby, ma cioè ha fatto Nesby ha fatto il gesto giusto. Comunque ti ricordi delle varie cose e la tua mente è come se viaggiasse indietro nel tempo, time traveling. Oh. Ah, canzone romantica. Sì, sì, diciamo che è quasi tutto molto romantico e ricchione dentro questo progetto. Ci fa piacere un po' la tua anima svelata in musica. Benissimo, ci fa piacere. Benissimo, questa è time traveling. Allora, la canzone comincia in un modo alquanto strano, che è questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I'm driving through the raindrops and I wonder why I'm doing it for you. Or is it for me? My feet are cold, the radio is singing that old song about JoJo. Feeling get back, and then I call you and your voice is still the same, and then I feel like I am the shy kid once again. My mind is time traveling, my heart is frozen as me. You're walking down the street and you are truly smiling. You talking about your country life, your job, your house, and I feel like I'm getting high. How can my feelings play together? Hide and seek and dance around my mind. That's a hurricane. You look at me and your eyes are still the same, and then I'm sure about it. I'm not shaking once again. My mind is time traveling. Scarsi direi, scarsini, complimenti a tutti ragazzi, anche perché abbiamo fatto i numeri con i microfoni, non siete riusciti a vederlo, ma mentre suonavano mi guardavano stupiti, che cercavo di portare il microfono vicino alla chitarra. Più che altro sei stato il primo fonico che ci ha cagato durante un concerto. Hai visto? Vorrei menzionare la settimana scorsa la tappa del nostro tour. Per chiudere dobbiamo raccontarvi di un'esperienza mistica. Vi faccio la base mistica. prego. Benissimo. Voi dovete sapere che settimana scorsa abbiamo pubblicato il nostro EP, sì. In collaborazione anche con Bandit. Infatti dopo perché abbiamo fatto un CD insieme, uno split album in cui abbiamo inserito sia il nostro EP che il suo album. Abbiamo unito le forze, diciamo che la maggior parte dei motivi giravano intorno al fatto che ci costava di meno fare un CD in due progetti. La crisi, comunque. Che non ognuno il suo orticello, diciamo. Poi soprattutto con Bandit andiamo sempre in giro live insieme, quindi abbiamo deciso anche a livello di produzione dei due progetti hanno molto in comune, nonostante siano molto diversi per molte cose, hanno molte sonorità in comune proprio perché siamo stati anche noi a suonarlo l'album, il disco di Bandit.
Bandit. Esatto. Quindi appunto c'è un rapporto appunto di stima reciproca e anche ormai di affetto, perché siamo diventati veramente molto amici. E appunto okay. Settimana scorsa abbiamo condiviso un'esperienza mistica. Abbiamo presentato prima di tutto appunto l'ospitale. Sì, mistica in che senso? Tassi. Scusami, l'apparizione della Madonna, che no, cosa avete visto? Abbiamo fatto un concerto al Barrios. Sì? In cui abbiamo suonato tutte le canzoni, abbiamo presentato il disco. Il giorno dopo siamo andati in tournée, capito? Dove? Siamo andati, Bandit ci ha procurato sulla verde, dove? Bandit ci ha procurato un concerto a Daverio. 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 Dove si trova, ragazzi? Daverio. Piemonte. In provincia di Filippo. Ma potrebbe anche essere. Questo potrebbe essere utile per il gioco. Quello questa è la mente. Potrei anche chiudere l'intervista. Daverio qui. È un paesino in provincia di Varese. Sì. Che praticamente un ragazzo che lui ha conosciuto in università organizzava cose in questo circolo cooperativa. Che è molto, molto. Caso del lavoro. Caso del lavoro. Addirittura? Quindi, cioè, quindi cioè, è pugno più in alto. E semplicemente il posto ricordava molto un tipo una vecchia osteria. Sì. Un po' è presente come atmosfera Amici miei, il film. Sì, 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 sì. Fantastico con Tognazzi e tutti. Non mi ricordo i nomi degli altri. Chi Tognazzi? Amici miei di Tognazzi. Comunque questo posto in cui penso che il costo medio, che ne so, di una birra fosse di mezzo euro, credo. Quindi, cioè, ecco perché non si ricorda, me lo descrive, infatti mi lo sento che mi devo descrivere un po' a caso. Mistica. Sì, mistica per quello, cioè, e una clientela fantastica, cioè sì. di gente di 40-50 anni che, visto che la birra e tutti gli altri alcolici costavano così poco, erano belli avanti rispetto a noi con... E quindi, cioè, si sono ascoltati tutto il nostro concerto, cioè, ballando, me lo dici, urlando, sembra che sia questa la cosa mistica. La cosa mistica più che altro è stato il fatto che noi siamo arrivati lì e il fonico aveva già montato tutto, addirittura con tutto pronto, dovevamo solamente attaccare il jack e suonare. Però mancava una cosa, mancava sul palco, c'erano i tre microfoni per noi, c'era un'asta senza microfono. E quindi il fonico viene lì da me e mi fa: guarda, mi sono informato un po' di voi, un po' su di voi guardando su internet, ho visto che suonate con la fisarmonica e lì non c'è il microfono perché non so ancora che microfono voglio mettere alla fisarmonica. Guarda, c'ho un Sennheiser, poi se vuoi c'ho una KG414 che è un microfonino, noi che abbiamo fatto i fonici, è un microfono degno di nota, qualcosa, un qualcosina di piccolo. E io lì a quel punto l'ho guardato e gli ho detto, l'hai baciato in bocca con la lingua, rimanendolo pesante. No, gli ho detto testualmente: in questo momento è come se tu mi stessi praticando una fellazia. Che bello, giusto. Ma non è finita lì. Al posto della solita pasta del musicista, viene lì la cuoca. La pasta del musicista, tra l'altro, la può descrivere molto bene Alessio. Prego. Di solito nei locali ti servono appunto la pasta del musicista, che è la prima cazzata che riescono a fare in quel momento, e ti dicono che ti offrono la cena. Rigorosamente scotta. Scotta scondita. E possibilmente anche senza sale, sì. Sì. Invece, che era quello che ci aspettavamo, esce dalla cucina la cuoca, mi guarda e mi fa: ma voi mangiate? E faccio: sì, vorremmo mangiare. Di norma sì. Vita, sì. Vi andrebbe bene della carne alla griglia? Vabbè, ciao. Anche io sono anche rimasto. Noi abbiamo anche pensato: ci daranno due fettine di lonza di merda. Cioè, invece no. Tre piattoni carichi di carne. Tipo, io mi sono squartato un pollo intero. Sì, esatto. In questo momento stanno organizzando l'Anniken Jamming Festival in quelli da Verio. Sì. Dopo aver sentito quello che c'è già la tipa che sta preparando le costate di maiale vive. Quindi tutto bellissimo, e figata delle figate, ci hanno anche pagato. Quindi siamo riusciti anche a pagarci la benzina per ritornare a casa. Penso un po' te. Hai visto però i popoli del nord. No, sai che cos'è? Ho riscontrato comunque più volte che fuori Milano c'è un pochettino più di attenzione riguardo alla musica dal vivo e soprattutto alla figura del musicista. Così. A Milano invece parole dure, come Abinasco del resto, come in radio, che noi non siamo un cazzo di nessuno e ci fate una puntata tutta dedicata. Io ho già visto che roba. Comunque fra poco torneremo qui in diretta da Binasco, perché avremo anche l'altro artista che ha collaborato a questo EP. Come possiamo chiamarlo? Double Face? Split Album. Split Album, così si chiama addirittura. Non manco
non lo sapevo. Split album, c'è un album che da una parte dice appartiene a uno, dall'altra appartiene all'altro, giusto, esatto. Fondamentalmente. Tanto poi, se volete, vi metteremo la foto del CD, perché è davvero molto figo. Perché cosa hanno fatto? Metti, cosa avete fatto del CD? Abbiamo ordinato beceramente su Amazon, sì, dei CD che avevano effetto vinile. Dopo facciamo la foto, perché è bellissimo. Con la banda bianca intorno, in mezzo. E abbiamo preso dei simpatici timbri a caratteri mobili, quindi che te li devi mettere tu, le letterine che sono microscopiche, devi usare una pinzetta, e penso che sia stata la scelta più brutta della mia vita fare quella roba, perché sono partite molti imprechi, particolarmente, sì, esatto, e praticamente abbiamo timbrato sopra i nostri due nomi, tutto qua, e è venuto fuori un effetto molto vintage, molto come se avessimo deciso di produrre il disco in una maniera un po' alla vecchia e fare i figli, e come se avessimo speso un sacco di soldi, invece non abbiamo speso un cazzo, quasi un cazzo di niente. Sì, non è vero, produzione di alto livello. Beh, sì, ma comunque sia, le registrazioni sono costate, non è che non sono costate, soprattutto tempo. Va bene ragazzi, quindi adesso mettiamo in questo momento pubblicato sulla pagina di Tre Uomini in una Radio l'album, l'EP di Nesbitt Cross and Bandit, perché bisogna dire tutti e quattro gli artisti, esatto. Se volete potete anche scaricare la musica illegalmente, da dove? Allora, scaricare per il momento no, si può ascoltare in streaming, sì? E se per caso volete farci il favore di farci una piccola offerta e comprarci una copia fisica del CD, contattateci su btsound@live.it. Oh, che bello come questo pezzo di Jack Gesellini, forse lo conoscete. Oh, se lo conosciamo, è il nostro amico. È vero? Sì, sì. I Call You qui su Tre Uomini in una Radio. Carina. Ha vinto l'edizione del Cornetto Festival, il contest l'anno scorso, ha avuto anche la possibilità quindi di aprire i concerti di Negramaro presso lo stadio San Siro di Milano e l'Olimpico di Roma. Cioè, pensa che roba. Grazie a un cono direi. Jack Gesellini con la sua I Call You qui su Radio Interland. Abbiamo avuto anche l'onore e la possibilità di intervistarlo durante Light Magazine con Pietro Spallone e gli altri ragazzi della Cumpa. Siamo Noi tornati. Abbiamo anche l'onore di averlo come fan, tra l'altro. Ma davvero? Jack Gesellini, ma che figata. Perché ci siamo conosciuti perché registravamo nello stesso studio quando ancora suonavamo con i Bravi Ragazzi. Ok, sì, con Sereno e Bravi Ragazzi. Esatto. Il Ser, che fine ha fatto? Il Ser sta tornando. Vero? Perché già l'anno scorso l'ho visto che aveva fatto qualcosina con... Sta tornando, in questo momento sta lavorando, tra l'altro, con l'ex chitarrista di Jack Gesellini. Ah, ok. Okay, in quest'ultimo periodo sta lavorando con lui, e appunto Jack Gesellini registrava, il suo bassista era il nostro produttore, sì? Ai tempi, e appunto ci siamo conosciuti, abbiamo fatto anche qualche live insieme, soprattutto uno molto bello al Miami, avevamo fatto un live in cuffia, avevamo tutti gli strumenti cablati, sì? Con la batteria elettronica, e la gente veniva a vederci, cioè ci vedeva uno stronzo che suonava la batteria e si sentiva e basta, nient'altro. E un altro stronzo che cantava, e gli altri che facevano. No, in realtà non sentiva perché sotto c'erano in linea 77 che dicevano: canto io! Canto io! Però adesso facciamo così, ma ci hanno rotto le palle Nesbitt Cross, esatto. E quindi no, a parte gli scherzi, dopo ci faccio un altro pezzo? Dopo vi facciamo un altro pezzo, okay, insieme a questo artista che andiamo a introdurre in questo momento, Paolo Bandit in arte, come stai? Bene, tutto bene, grazie. Tutto bene. Beh sì, stiamo. Sapete qui. Che sembrate un po' come Lilli il Vagamondo? Cioè? Lui. Sì, con lo stesso microfono. Lo spaghetto. Comunque Paolo, Bandit, perché Bandit? Perché, ma no, non c'è un motivo particolare, mi chiamavano così al liceo. Anche perché il tuo cognome poi ci tutto il gli porta gli stivali a punta da tamarro, allora da lì Bandito, poi Bandit, me l'hanno tagliato. È andata così. Tra l'altro, sai perché lo sento bassissimo, però allora tu hai
collaborato con questi tre scansafatiche dei Nesmin Cross. Malgrado, giusto, ha avuto anche malgrado l'arrangiamento, cioè ci si è arrangiato con Luca proprio in tutti i sensi, e ha arrangiato questo tuo crash test, vero? Sì. Quanto fa male? Sentiamo, cioè, ti è piaciuta questa cosa? No, in realtà, ma pensa che ci ha messo tipo qualcosa come 2 o 3 anni a convincermi ad andare a registrare da lui, perché non mi fidavo. Vieni da me, questa faccia, no, questa faccia da pirla è difficile. Sembrava serio, invece poi sono andato a suonare da lui e sono diventato quasi troppo serio, credo. Cioè, fai conto che adesso la nuova app di Facebook, quella di MTV, mi ha detto che siamo anime gemelle, quindi effettivamente era amore già dall'inizio. E questo è quanto. Guardate, invece, e quindi ci siamo trovati bene a suonare assieme. Beh, ok, ma adesso sto guardando un attimo un po' di dei tuoi testi. Al contrario di Nesmin Cross, tu canti, sembra, tutto in italiano, giusto? Esattamente. Per esempio, la crisalide, che sì. Questa crisalide, che cos'è? La crisalide, che cos'è? Una domanda che mi fanno spesso. La crisalide è il bozzolino dove sta dentro la farfalla prima di nascere. Sì. Ma immagino che lo sapevi. Certo, lo dico per gli ascoltatori. No, non lo sapevo. Mi ricordo che aveva qualcosa a che fare con la farfalla, ma non mi ricordavo che fosse. Giocavi ai Pokémon. Sì, bravissimo. Ti ricordi? C'era. Ora non mi ricordo. Catapod. Sì, qualcosa del genere. Metapod. Che cosa c'era con crisalide? C'era Butterfly, che era la farfalla. Sì? Prima era Metapod, che era la crisalide che non si muoveva. E prima c'era il vermicello. Cantautorato e Pokémon. È una figata. Tu scrivi testa e non la pisciare. Tra l'altro, adesso è un grande fan dei Pokémon. Tuttora. Io ce l'ho anche sul mio telefono. Scusa, vuol dire che non ne sape queste cose. Però la crisalide, che cazzo c'è con i Pokémon? Però la crisalide, di cosa parla? Perché la crisalide è quello che ti immagini che parla, praticamente. In realtà parla un po' del senso della vita, fondamentalmente. Cioè, è la visione della vita contemporanea, come se fossimo dentro una crisalide, che sì, invece dovremmo essere farfalle. Poi si sentirà. È una metafora, in realtà, la crisalide. La vita costretta che facciamo, fondamentalmente. Tu ti senti crisalide? Tu ti senti crisalide o farfalla? No, io mi sento farfalla di solito. Non avevamo dubbi. Questo sì, beh, anche in altro senso, ovviamente. Non sa mai, però ecco perché alcuni preferiscono rimanere in crisalide. Non sa mai. Però, crash test, come mai crash test? Perché in realtà il centro di questo CD, che è un po' un mio racconto di un mio periodo di vita, racconta della storia comunque di una mia crisi depressiva, che io l'ho vissuta come mi sembrava da dentro che sembrasse come fare un crash test, più o meno, quando ti arriva una botta allucinante, non di fumo. Sì, rimane lì un attimo rimbambito a capire che cosa sono. Rimbambito, e mi sembrava il crash test fosse l'omino da crash test, il manichino impersonale fosse l'idea proprio del depresso. Che poi hai, che naturalmente, giusto, preso e spiaccicato lì sulla copertina del tuo EP, giusto? Quella copertina sono io. Infatti, la mia faccia trasformata in un omino. Lì, infatti, molto credo. Dopo mettiamo la foto, tanto con la sigaretta in bocca. Sì. Questo è il Bandit che... cioè, cosa sei tu? Qua sigaretta in bocca. Dopo il crash test, o dopo aver. La sigaretta, la sigaretta in bocca ce la metto perché c'è sempre anche nelle canzoni, perché quando scrivo fumo e quindi inconsciamente ce la metto un po' dappertutto. Cioè, vero, cioè, abbiamo dei cantautori particolari, uno mentre fuma, l'altro mentre piscia, cioè, ha sempre qualcosa in mano, però no, cioè, quello c'è sempre un leitmotiv e tutto intorno. Chissà che magari devo iniziare a provare anch'io. Freud ci farebbe sopra sulla mamma, inizierebbe a fare cose sulla mamma. Bene, tu attualmente, vabbè, tu sei una cazzo, sei giovane, anche molto giovane, giusto? Sì, io ho 23 anni, quasi 24. Ragazzino, che devi fare? Però anche tu, quando vai in giro, sai suonare, trovi sempre la solita gente come i tre sfigati di Nesmin Cross che ti pigliano a calci nel sedere, oppure ti va meglio perché sei più alto, sei più grosso, incuti più timore, sei bravo? Lui è solo, però. Però è grosso. Sì, ma noi essere in tre con le nostre facce, ma fai conto che io in realtà, allora, il posto dove mi sono trovato meglio a suonare da sempre nella mia vita è in spiaggia. Cioè, io proprio vengo da lì. Quindi il cacciagnocchi da spiaggia, con la chitarra vicino al falò, tutti gli altri dimorano, tu continui a cantare. Esatto, bravissimo, giusto? E mi faceva anche piacere come ambiente. Quello è l'unico luogo, credo, dove mi sono trovato veramente bene a suonare. Poi
in giro molto poco, cioè fai conto che poi per la maggior parte io suono con loro e io ho iniziato, cioè Luke che mi ha scoperto e ha cominciato a farmi suonare lui. L'ho creato io! Pippo Madonna lo ha! L'ho inventato io, bandito! E mi ucciderà come John Lennon. Il Pippo di Valle Ambrose era riconosciuto così, tra l'altro. Paolo, scusa, questo mi viene da dire Paolo, però posso dire Bandit? Sì, chiamo Bandit. Scusami, scusa, Bandit, domanda. Allora, loro scrivono in, come dicevo prima, in inglese, tu scrivi in italiano. Sì. Come, il motivo, cioè, perché tutti, io so, parlo con tantissimi artisti, soprattutto giovani, comunque magari che si avvicinano comunque al mondo rock o country o comunque sono in rock. Mi ripeti country, per country, favore. Country, country, va bene, è vero. E se, trovano molto più naturale, molto più semplice per loro scrivere in inglese, anche appunto perché la melodia in inglese come parola si accompagna molto di più a questi stili notoriamente. Tu invece mi scrivi tutto in italiano, tra l'altro con parole di come Crisalide, che adesso sicuramente magari... guarda il titolo della quinta canzone, no scusami, un po' più giù della quinta canzone, quando c'era lui, antropologia strutturale, che è un po' cacofonica, nel senso dici come ovviamente non lo dico mai nella canzone, vabbè, giustamente, però se riesci a metterlo un giorno, cioè che lì diventi il nuovo, che ne so, De Gregori del secolo. No, però come mai questa scelta del cantare in italiano? Ma adesso l'inglese, che cosa? Semplicemente perché non sa l'inglese. Prima, primissimo motivo, perché non so l'inglese, non lo so. Vabbè, ma anche BT scrive in inglese, cioè canta. E non so l'inglese. Punto, cioè, però lo fa, no, a parte. No, scherzo. Più che altro perché mi è sempre piaciuta la mia lingua e la poesia nella mia lingua, e secondo me in realtà è sottovalutato, perché insomma la canzone viene dal provenzale, ma viene anche dai siculo-toscani, dall'italiano, e quindi ci siamo stati noi a creare le canzoni fondamentalmente, quindi non è impossibile che la nostra lingua non suoni, e infatti secondo me suona benissimo. Sì, ma c'è troppa cultura, c'è il cavaliere che sta ancora chiedendo la crisalide, il basso alla crisalide. Adesso sparo stronzate. No, c'è un attimo di arrepiamarti a livello di noi altri, da parte di scherzi, no, beh, sicuramente è un'ottima motivazione per cantare in italiano e anche per portare avanti questo progetto, anche perché in Italia sicuramente quello che manca molte volte è il coraggio di cantare in italiano, quello che penso, poi magari sbaglio. In realtà più che altro manca la capacità di scrivere in italiano, cioè nel senso la capacità di scrivere in italiano senza scadere nel sole cuore amore, e secondo me, cioè nel senso, io mi sono interessato al lavoro di Bandit, e cioè diciamo che ho un pochettino anche, mi sono messo in gioco e ho scommesso su di lui, perché mi sono impegnato a fondo nel produrre il suo disco, perché secondo me lui è uno dei veramente pochi in questo momento artisti emergenti o comunque al nostro livello, e secondo me anche a livelli anche più alti, che sa veramente usare la lingua italiana, che sa veramente raccontare qualcosa, e che soprattutto quando senti una sua canzone, a fine canzone ti è rimasto qualcosa, magari non ti ricordi il testo, però ti è rimasto il suo messaggio, mentre molto spesso invece molte volte di una canzone ti rimane una frase, ma quello che vuole dire quella canzone non lo capisci, anche se è italiano. Ligabue, l'hanno sentito. Ma Ligabue, cioè, la maggior parte della produzione pop italiana, comunque in generale. Vabbè, sì, e ultimamente anche cantautorale. Nesbitt Crush, anche, no? Come? Nesbitt Crush. Nesbitt Crush, sì, no, ma. No, perché noi abbiamo il motto: we talk as we eat. We talk as we eat. Paolo Bandit. Paolo Bandit. Bandit. So, scusami. Paolo Bandit. Bandit. Ultima domanda, visto che poi magari finalmente ci sono anche qualcosa. Il motivo per cui siete avversi così tanto, perché parlando con voi so che c'è un'avversione alla via, quella più comoda, seguita da molti artisti, cioè il talent. C'è una versione da parte tua? Paolo ha una bella storia sul talent. Io sul talent ho una bella storia, ecco. Nel senso che avevo avuto anche, cioè io ho avuto dei, ho provato ad andare ad un talent, perché vincendo un concorso. Vincendo un concorso mi ero trovato a poter accedere passando le eliminatorie di X Factor. E poi praticamente l'ho fatto. No, beh, poi praticamente ho visto il contratto e me ne sono andato, perché il problema è che se sei, perché ci sono così tanti interpreti lì? Perché se sei interprete è un discorso, non ci perdi nulla, cioè tu gli dai la tua immagine. Giusto, la tua voce. Ma se tua sei immagine. Cantautore, se tu scrivi pezzi, tu dai i diritti a loro di tutto quello che hai scritto da lì, e per i prossimi 4 anni loro possono farci quello che vogliono, alterare testi, darle ad altre persone senza il tuo consenso.
e tu devi firmare. E dice alle scatole, cosa. Giustamente dice, ecco, motivo per cui tantissimi artisti si chiama nazismo della discografia italiana, quella cosa lì. Anche. Non si riesce neanche a dire, talmente si riesce neanche a dire, talmente fa schifo. Però il messaggio è chiaro. Il messaggio è chiaro, quindi sicuramente va bene per chi è un interprete, quindi cioè non ha doti cantautorali, quindi di scrittura, di composizione, e semplicemente ha una bella voce, come ce ne sono tantissimi in Italia, come che non c'è niente di niente male. Perché certo, sicuramente è anche una forma, mettiamo, certamente è una forma artistica, però certamente di un altro livello, di un livello più basso rispetto a un cantautore, su quello siamo d'accordo. Ma allora, non per forza più basso, è un livello diverso, secondo è me. Vero, vero, vero. Beh, non c'è la forma artistica, però dell'invenzione, però, beh, c'è, però, dire, però quindi... c'è il personaggio, magari c'è, sì, c'è l'interpretazione. C'è, poi c'è la voce, perché cioè, fondamentalmente, no, sicuramente c'è l'interpretazione, canta, perché sei un interprete. Se hai una perché... voce particolare e non hai il dono di saper scrivere o che cosa, però comunque puoi riuscire a fare qualcosa di veramente bello nonostante quello. Cioè ci sono cantautori che non riescono a rendere bene una canzone, che invece riesce a rendere bene un interprete. Vero anche. Quindi, questo secondo me sono semplicemente due livelli diversi, però appunto come diceva Paolo, un talent è fatto per gli interpreti, non di certo per i cantautori. E il cantautore in questo caso Bandit, che cosa ci canta adesso? Adesso vi canto quella con il titolo difficile, Antropologia strutturale. Però ascolta, me lo puoi dire almeno una volta, no? Antropologia. No, va mentre lo canti. Ah, però, no, allora. Sì, lo dico prima di iniziare o alla fine. E basta. Sì, adesso ci stiamo preparando. Ma con calma, adesso sono 23:42, figurate. Aspettate, Paolo deve contare i tasti per il capotasto. Si sente? Lui conosce tutti i numeri personalmente fino al 5. Questo aiuta quei pallini. Beh, scusa, come ha fatto a mettere alla 8 antropologia strutturale allora? L'ho fatto io l'elenco. Per quello, a fianco, beh, giusto. Cosa ne sa un piccolo lombrico che c'è il colore fuori dal suo buco? Cosa ne sai da lombrico? Non te lo puoi immaginare. Quando capo inorridito al pomiciare spinto di un adulto, cosa ne sai da bambino se non sai cos'è l'amore? Quando ti specchi e ti sistemi il viso e non fai caso che il riflesso invertito, ciascuno accoglie la realtà un po' così come gli appare. Cosa ne sa mio padre che mi dice, ma che è normale far dei sacrifici? Saran 10 anni o più che il mio lavoro ormai mi fa cagare. Visto che ci spendi ogni tuo giorno, chi te lo fa fare? Io vedo tanta gente rassegnata al presente, che non ha più speranze né più voglia di far niente. Io vedo tanta gente rassegnata al presente, siccome tutto così sempre è andato, sempre andrà così. Insegnante arriva un bel quesito, se dal gippone l'uomo si è evoluto, com'è che certe scimmie sono rimaste allo stadio animale? La scimmia scivola e si storta un dito e può afferrare un ago da cucito, si fa un vestito, sale in metro, è pronta ad andare a lavorare. Torna in cassa con il suo scontrino, perché il tessuto è diventato gesso. Come sarebbe che dopo 3 giorni non si può cambiare? La prof risponde a dubbio col cinismo, han perso il pelo per il troppo scazzo, e avranno capito che era meglio starsene tra le liane che finire come le zanzare con lo zampino. Io vedo tanta gente rassegnata al presente, che non ha più
vacanze né più voglia di far niente. Io vedo tanta gente rassegnata al presente. Siccome è tutto così, sempre andato, sempre andrà così. Siccome è tutto così, sempre andato, sempre andrà così. Siccome è tutto così, sempre andato, sempre andrà così. Io, cioè, io così sottovoce perché sono rimasto un attimo. Antropologia strutturale, brano numero. Fammelo con le dita BT. No, manca un... 8 di questo Crash Test di Paolo di Bandit H. Paolo Bandirali, giusto? Posso dire con nome e cognome, non ci denunci? Certo, no, vero. Certo, Nicola Lo Iodice, che puoi farlo. Quando hai scoperto della tua passione per la musica e per la chitarra? La passione per... in realtà ho iniziato a suonare la chitarra per rimorchiare. Vabbè, vedi, questa è la partenza. BT, ecco perché la chitarra da spiaggia non è che hai fatto la grande scelta. No, beh. BT, ecco perché ti sto chiedendo da 2 settimane di farmi le lezioni. Infatti, però ho capito che era inutile. Allora ho fatto un cantautore, già che c'era. Hai scoperto della crisalide dopo. Vabbè, quanta gnocca hai attirato. Quando funziona? Ma in realtà, cioè, tutte le tipe con cui ho avuto qualcosa a che fare, c'è sempre stato un passaggio. Ti sono fatti la chitarra. Prima. Dici prima, esatto, poi, c'è sempre stato prima un passaggio di CD, questo sicuro. Ah, beh, però funziona, in realtà funziona. Io invece tutte le tipe con cui non ho avuto a che fare c'è stato un passaggio di CD prima. BT però sbagliava. La teoria del Fa maggiore, è l'accordo che fa venire. Tu suoni Fa maggiore. Ci fai sentire? Vai, fai un Fa maggiore. Beh, già ti fa innamorare. questo è famoso. No, Luca, è le donne. Non gli uomini. Ma mi fai sentire un si la do? Un si la do, per favore. Vediamo se sappiamo fare un si la do. Note, sì, note, non accordi. Perché sappiamo tutti benissimo che non ci stanno bene per un cazzo. Si la do? Non ci stanno mai bene per un cazzo. Infatti, le donne sono sempre fighe di legno. Non è male, però. No, di francese. Vai, prego. Senti che suona male. No, non è così male. Sì. Tipo. Non è che sono di peggio, Che il nostro arrangiatore. La scena indie italiana sa fare di peggio. Cioè, un bel titolo si la do così, sa mai. Io me l'ho buttata lì, però ci sta. E beh, non so. Allora, autobiografico attimo... questo lavoro. Questo qui di Crash Test. Sì, decisamente. Decisamente. Invece, cioè, come loro, c'è una specie di non so, un pre Crash Test, un durante Crash Test e un dopo Crash Test, come la loro famosa Storm. No, quello lì è proprio un disco. È un disco finito. Finito, fatto, cioè, chiuso. Sì, quello lì è un disco proprio, non è, cioè, in realtà è un album. Sì, è un album, sì, esatto, sì, non mi ricordavo la parola tecnica. Invece, tornando al discorso dei live, avete qualcosa in vista di collaborazione insieme? Per il momento no, però sembra che dobbiamo tornare molto presto ad Averio. Siamo molto contenti. Si fanno trovare ogni sabato sera lì fuori, casualmente, sì, con chitarre e fisarmonica, a dire: ciao, passavamo di qua. Guarda, ad Averio, e poi stasera ero a casa, non sapevo che fare. 23:50 direi, dato che siamo proprio in chiusura. Andiamo con l'altro pezzo. Mancano 2 pezzi, giusto? No, un pezzo e basta? Sì, un pezzo di Bandit. Quindi vedi, possiamo anche sentirlo. Sei pronto? Sei preparato? Ci sei? Sono preparatissimo. Vai. Perché prima c'è stato un piccolo salto, ma era dovuto al mixer nostro che avevamo rubato. Esatto. Era quello mixer famoso del 2007. È dovuto a te che non sai fare il fonico. Era quel famoso mixer del 2007 che voi avete preso, che ho comprato io. E vi abbiamo venduto, abbiamo tirato il pacco. Preso. Ce lo siamo presi. Prego Paolo, prego Bandit. Presenta la tua canzone, Paolo. È quella di prima. Presentata. Ah, è vero, la presentata. Possiamo fare una cosa tipo Sanremo. Allora, facciamo serie, eh? Sì. Di Paolo Bandirali, H. Bandit. Giusto. Arrangiato da Luca Bitticirio. Esegue il maestro Luca Federico Cavaliere. La crisalide.
Capito, vai però. No, siete voi che dovete mandarla dal... Ah, davvero? Non la state voi? No, non la so neanche. Ma sai, sono rimasto malissimo. Oh, la puntata era venuta bene fino ad adesso. Sono rimasto male. Lui faceva così, cioè, vai, sono... Vabbè. Ah, è vero, sì, sta partendo, sentite. Con calma, però. Eh sì, è molto... Parte piano, molto e poi... Crisalidesca. Sale? Sale. Senti, lasciala salire. Senti come sale. Caro bambino appena nato, ti vedo stanco e affaticato. È stata dura poter vivere, ma non pensar che sia finito il tuo travaglio a questo mondo. Ora ti tocca sopravvivere. Non ti ho lasciato un regalino, ma una taglia sul lettino, che i 60 anni per estinguere. Tu non sei un uomo, sei un lavoro, avanti sceglitene uno, che non ce n'è molti da scegliere. Disegna quello in mezzo al foglio e poi te stesso in un ritaglio, e sarai pronto per competere. Ti troverai per 50 anni come tutti qui, ha! Far l'amicone con tuo figlio, giocando a fare il quindicenne per riprenderti il tempo che ti è stato tolto. Perché se il tempo frutta soldi, e questo è vero, sì, però il denaro non è tempo. Oggi ho visto una crisalide, lei rompe il guscio e poi non ha tempo da perdere. Sulla vita sa già più di me, mentre ho buttato 20 sizze al portacenere. Ma niente scuole, impieghi scomodi, 24 ore per amare e poi dissolversi. Viene facile da chiederti, cosa faresti se un solo giorno da vivere. E due studenti affaticati, stan seduti stravaccati, dalle lezioni si ripigliano, sulla panchina di rimpetto stan due vecchi a fare il muschio, dei loro acciacchi si compiangono. Ma ti ricordi quanto è bello essere giovani? Dio santo come passa il tempo. E i due studenti perdono tempo lamentandosi che non c'è un attimo di tempo. Ma se fossi una crisalide, romperei il guscio e non avrei tempo da perdere. Ma niente sizze, sbronze alcoliche, diventi adulto con un battito di palpebre. Ma di farfalle pieni gli alberi, ma troverei quella per me senza confondermi. Per sempre non sarà difficile, e far l'amore pure socialmente utile. Se avessi davvero un giorno solo, andresti davvero al lavoro, faresti davvero il complicato, faresti davvero leccaculo, voli via di lì. Rompi il guscio alla crisalide, cosa faresti se un solo giorno da vivere. Non hai studiato le parabole, mi scusi prof, ma io non ho tempo da perdere. Oggi tu non hai pensato a me, scusami amore, non ho tempo per discutere. Oggi c'è un giorno da vivere, prima il piacere, poi il piacere, vola via con me. Se avessi davvero, rompi il guscio alla crisalide, andresti. Cosa faresti se un solo giorno da vivere? Faresti davvero, rompi il guscio alla crisalide, faresti. Cosa faresti se un solo giorno da vivere? Se avessi davvero, rompi il guscio alla crisalide, andresti. Cosa faresti se un solo giorno da vivere? Faresti davvero, rompi il guscio alla crisalide, faresti. Cosa faresti se un solo giorno un tema ricorrente, almeno diciamo, in questi due pezzi, è il lavoro. Sì. Lo senti molto vicino a te? Sì, abbastanza. Che avete visto che ride la grande, dice che si ha fatto il maggiore lavoro della sua vita, sai che vuol dire alzare due mozzarelle. No, perché no? E come mai questo tema così centrale nei tuoi canzoni? È un tema che vedo un po', oltre che averlo provato in prima persona in varie esperienze, ma è una cosa che vedo anche nella mia famiglia, nei miei amici, cioè è un problema ricorrente di questo momento, del mio momento storico.
ed è un problema che vedo che abbatte tutti quanti, e quindi io cerco di raccontarlo, cioè di mostrare le sue ragioni fondamentalmente. Ok, anche, ma tu ti trovi, cioè tu ti senti davvero così tanto dentro all'interno del mondo del lavoro? No, io sono assolutamente, io sono uno studente e ho lavorato, in questo momento non sto lavorando per varie robe, cioè tipo mio, ho finito adesso la laurea e sto cercando un altro lavoro. E anche lì se ne può parlare di cercare il lavoro. E vabbè, ci puoi scrivere un altro album probabilmente, esatto. Questo viaggio eterno del laureato, che si laurea, devi studiare, devi dopo, avere esperienza, dopo devi lavorare, devi fare l'apprendistato. Bravo, è un macello, non si capisce più nulla. Tra ti trovi in questo marasma adesso? Io penso che tra l'altro sia una condizione probabilmente sotto, cioè io nei periodi in cui lavoravo mi sentivo molto meglio che non da studente, cioè la condizione dello studente è molto sottovalutata, ma in realtà è ancora peggio di quello del lavoratore, perché non sei neanche pagato, che fondamentalmente stai facendo, cioè sei a soldi zero, devi lavoricchiare qua e là di sabato e domenica oppure durante l'estate come ho sempre fatto io, o durante periodi natalizi, e ti fai delle botte di massacro da rendere mentre facili. Lavori e poi dopo fare, capito? Quindi insomma anche quella è una condizione brutta. Poi in particolare mentre lavoravo, quando ho lavorato sentivo molto questa cosa, che mi sembrava di buttare via le giornate senza fare niente che era per me fondamentalmente. Ok, il vostro sogno, ragazzi, cioè fondamentalmente quale sarebbe? Quello di arrivare a campare con la musica o che cosa? Allora, per quanto mi riguarda, il mio sogno nel cassetto cioè in questo momento è di riuscire a fare in modo che magari qualcuno possa notare le mie, in questo caso le mie canzoni, quelle che scrivo per Nesbe Crush e così, e che magari possa anche usarle per farle cantare a qualche interprete o che cosa, perché io mi rendo conto che per esempio la mia voce magari può essere apprezzabile tutto, però magari non riesce a rendere così tanto quello che invece secondo me può avere il potenziale. Quindi possiamo dire il nuovo concorso BT Factor, nel senso 4 anni di contratto. A me piacerebbe il sogno nel cassetto è diventare autore e produttore. E poi un altro piccolo sogno nel cassetto è come produttore riuscire a dire appunto un giorno l'ho inventato io a Bandit, quando avrà il successo che secondo me si merita. Invece Bandit, tu? Ma io fondamentalmente, cioè io cerco sempre di fare in modo che non diventi mai un mestiere questa cosa, perché se comincia a diventare un mestiere, un lavoro come gli altri, diventa uno schifo a quel punto, cioè diventerebbe un'altra cosa, come, cioè ad esempio mi capita di sentire dischi di artisti che raccontano il loro lavoro di musicista, che sembra la stessa cosa, cioè una specie di metà cinema, la metà musica, che si lamentano delle stesse cose di cui si lamentano i lavoratori. Quindi se diventa un mestiere è una cosa brutta, anche per una questione proprio di dire qualcosa di personale, perché nel momento in cui diventa un mestiere cominci troppo a pensare agli ascoltatori, che cosa piace a loro, non fai più quello che piace a te e probabilmente non comunichi neanche più niente, perché se dobbiamo rimanere a quelle quattro cose che si possono dire in una canzone italiana, cioè potrei mettermi qua a scriverle alla cieca le canzoni fondamentalmente. Invece io ci tengo molto a questo. Dall'altro lato mi piacerebbe di diventare famoso a livelli intergalattici, non me ne è mai fregato niente. Mi piacerebbe invece avere il mio spazio. Secondo me per bombare di più, perché così ha cominciato, sì, così vero, vuole vero, finire. Secondo me è quello il leitmotiv della musica. Buttarlo ogni tanto, non si sa mai. Ma un po' dici, Ale, sì, lui vuole capire effettivamente giusto come si dice, cioè, sì, in realtà fisicamente non si può, però il suono come si propaga chissà fuori dall'atmosfera terrestre, anche se in realtà come ben sapete voi musicisti il suono non si propaga. Bravo. Tranne il disco di Nesbia Croce, spucheranno delle vecchiette aliene a chiamare i carabinieri spaziali. Se la NASA vorresse contattarci per offrirci dei soldi, il nostro disco si sente anche nello spazio. E dire che a questo punto siamo arrivati a mezzanotte e dovevo chiudere, però dimmi, prego, fai parlare un attimo Ale, per favore. Dimmi, il suo sogno nel cassetto, giustamente. Oltre a fare l'astronauta, che è un sogno di quando sono bambino, in realtà sarebbe bello vivere di musica, nel senso, ma vivere della propria musica. Ovviamente è una condizione ideale quella di poter fare, come diceva giustamente Bandit, fare quello che si vuole senza avere il compromesso con gli ascoltatori, però è un sogno, quindi in realtà il bello sarebbe quello di fare la propria musica, farla ascoltare senza doversi confrontare con nessuno.
Ok, sarebbe bello. Anche se realtà, facendo, io questa cosa ancora cosa molto particolare provando. Perché poi effettivamente, cioè, se, come diceva lui, il confronto con gli ascoltatori quelle volte può portarti a personalizzarti, quindi cioè a fare quello che vogliono loro, ma quello che non quello che vuoi te. Però molti altri artisti invece dicono: io con confronto con i miei ascoltatori ce l'ho molto spesso. Certo, è un confronto costruttivo. Quindi, esatto. Quindi una cosa, il discorso sarebbe sì, si inquadrerebbe in un'ottica di questo genere, giusto? Esatto, immagino. Sì, diciamo che bene o male adesso le cose funzionano bene, cioè con Luca riesco a trovarmi molto e a fare quello che voglio, tant'è che mi sta producendo e registrando un disco, il primo diciamo serio al di fuori della mia camera, e il disco si chiamerà Even Silence Has Gone. Sì, e anche ringrazio... il silenzio è andato via, giustamente. Esatto, sì, tutti sono scappati e anche il silenzio alla fine. Anche il silenzio. E è un disco strumentale a differenza di questi, quindi non c'è il problema della lingua, cose varie. E soprattutto la voce di BT. No, in realtà è l'unico problema che c'è, perché c'è un pezzo cantato. Ah, quello c'è, dici, beh, scusa, però a questo punto. E c'è la voce di BT. Ci fa piacere. E invece il nostro Cav, io lo chiamerò Cav, perché per me è il Cav lui. Ma io in realtà... Prego. Poche settimane fa ho scoperto che anche io ho un sogno nel cassetto ed è quello di vivere di rendita in quel locale di Daverio a mangiare carne tutti i giorni e a ubriacarmi come una merda. Ognuno ha il sogno che si merita, però, eh? Ognuno ha quel che si merita, proprio la frase giusta. Vabbè, ragazzi, direi che a questo punto ci possiamo anche salutare. Certo. Perché abbiamo leggermente sforato, mezzanotte 03. L'appuntamento 35 minuti dopo. Okay, sì, ma non siamo purtroppo in diritto di rimanere altri 35 minuti. Ahimè, purtroppo non possiamo. L'appuntamento, se volete, ragazzi, è settimana prossima, sempre dalle 22:30 alle 24. Anche se sarà Pasquetta, vero? Perché noi ci presenteremo qui ubriachi, bravo Peppo, ti ho stampato la promessa, e non so, ci racconteremo quello che abbiamo fatto la Pasquetta quella giornata. Volete salutare qualcuno? Ma salutiamo tutti quei due o tre ascoltatori che si sono collegati per noi. Sì, sì, quello che ha scaricato il disco per metterlo su Torrent. Sì, esatto. E penso Ludovica, la ragazza. Condividete il nome la della ragazza. Speriamo la ragazza. La ragazza di Ludovica, che penso che in questo momento sia l'unica nostra ascoltatrice. Sì, lei è già andata a letto, tra l'altro. È vero, c'è anche la Betta, la ragazza di Capra. Beh, un saluto quindi a tutte le ragazze dei nostri. E c'è anche la mia bambola gonfiabile. Che ci ascolterà sicuramente. Io ringrazio i miei che sono lì che mi ascoltano. I miei amici, soprattutto il Night Rider, la Fede, chi è che c'è poi? Pardini, che è connesso. Ciao a tutti. Li salutiamo allora. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Se volete dare anche una data ultima, magari per beccarvi da qualche parte, proprio non c'è neanche una. Allora, come si vocifera il primo maggio. A Daverio. Ragazzi, noi adesso lanciamo una cosa. Lanciamo un mega evento primo maggio a Daverio. A Daverio. Vi vogliamo tutti con noi per sfondarci per tutto il giorno e chiudere col concerto. È il concertone. Concertone. E noi chiudiamo questa mega concertone puntata. Perché tutti avremo un sacco di chili in più sul palco. Vabbè, dopo con la birra e con la carne che vi danno. E invece chiudiamo questo puntatone, che è stato un puntatone un pochino particolare, perché è stato una radio molto... Ma noi non è che abbiamo delle argomentazioni più valide, quindi... Figurati. Lo chiudiamo allora con una canzone che certamente è molto più valida, e questo è un pezzo del 2012, era il Gym Class Heroes, che cantavano che bella! Con la Vine, Stereo Hearts. Che fosse un'altra. Sembrava strano questo apprezzamento. Sì, ci è rimasto male però, guarda che brutta. Volete cantare una cosa sopra? Come? Volete cantarci qualcosa sopra? Sì. Si vegna! Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Sing along to my stereo. Class Heroes, baby.